Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qua su Star Citizen. Forse ne avrete sentito parlare in questi giorni perché c'è appena stato il Citizen Con, ovvero le 3 di Star Citizen. Ebbene, adesso vi spiego che cos'è Star Citizen. Star Citizen è il progetto più ambizioso del mondo del gaming. Che cos'è? Nasce come un simulatore spaziale, ma punta a diventare un vero e proprio universo parallelo. Ebbene sì, in questo simulatore spaziale si potrà fare proprio tutto. Questo è il progetto di Chris Roberts. Ma veniamo un po' a cosa si può fare, cosa hanno intenzione di fare. Allora, per gli amanti dell'esplorazione si potrà andare in giro per sistemi solari, pianeti, station abbandonate. Potrete andare in giro su vecchi relitti abbandonati, potrete andare in giro per i pianeti, visitarne le città e perché no, magari costruirvi anche una casa da qualche parte. Per quanto riguarda invece l'industria e gli amanti del mercato, allora cosa potete fare? Potrete minare asteroidi, costruirvi la vostra industria dove poter raffinare i materiali grezzi che recupererete, trasformarli in fattore di output e magari andarli a vendere su a qualche jump di distanza per massimizzare i vostri profitti. Ebbene sì, potrete fare anche i ricchi industriali. Per chi invece come me adora l'azione, ebbene qui si apre un mondo perché oltre alla campagna con veri attori di Hollywood, ragazzi, parliamo di attori di un certo calibro, avremo un vero mondo, un vero universo a disposizione per quello che riguarda lo sparatutto e i combattimenti tra navi, che è il fulcro poi di questo gioco. Allora, ci sono i classici combattimenti, conquistare un sistema solare, quindi combattimenti interstellari, quindi tra capital ship e voi col vostro caccia che sfrecciate in mezzo, missili, laser, minigun, eccetera, eccetera, eccetera. Ma potrete fare di più, perché potrete scendere addirittura sui pianeti e fare delle vere guerre sui pianeti, perché, attenzione ragazzi, c'è sia fanteria, che mezzi, parliamo di carri armati, jeep con contraerei, mitragliatori, eccetera, eccetera, ma ci sono addirittura ship, navi spaziali che possono atterrare sull'acqua, quindi il combattimento è sia mare, aria e terra. Provate a immaginare che figata che potrebbe essere fare una guerra in questo senso. Voi che arrivate dallo spazio, vi trovate in mezzo a esplosioni, fanteria che avanza, mezzi, mamma mia che figata. Ma andiamo a vedere le navi. Le navi ce ne sono veramente di tutti i tipi. Ogni nave ha la sua ambizione. C'è di tutto. C'è dal caccia di superiorità aerea per chi piace lavorare in solitario, magari vuol diventare l'asso, il nuovo Top Gun di qualche sistema solare. Ci sono moltissime navi da multicrew, quindi dovrete collaborare con i vostri amici, magari li mettete in torretta per difendere o per supportare l'avanzata dei vostri alleati, perché no? O per trasportare persone. C'è di tutto, ci sono le capital ship ragazzi, stealth bomber con cariche nucleari, c'è qualsiasi cosa. Ma adesso veniamo a noi, che cosa c'è realmente adesso su Star Citizen? Star Citizen in questo momento è in via di sviluppo, quindi non c'è naturalmente tutto questo, ma anche più, guardatevi qualche video perché è veramente, veramente un gran progetto. Attualmente cosa abbiamo? Ci abbiamo un modulo sparatutto. Classico sparatutto tripla A in quel modo, prima persona, armi, modifica delle armi, eccetera, eccetera, ok, e via, si spara, team deathmatch, cose del genere. Il secondo modulo è Arena Commander e qui utilizziamo le navi. Allora, su questo modulo potrete fare combattimenti tra navi, sempre team deathmatch, quindi team contro team, tutti contro tutti, diciamo il primo che raggiunge un determinato score. Fare in cooperativo con gli amici, distruggere delle ondate di pirati o alieni, sfrecciare un missile in mezzo a palazzi di città per fare delle gare con le navi, potete fare gare anche col, già ve lo dico, con i mezzi terrestri sui pianeti, oppure ci sta l'universo. L'universo cosa si può fare? Si può già minare, si può già trasportare la roba per vendere, comprare oggetti, guadagnare soldi, si possono già fare missioni sparatutto, si possono già fare missioni di consegna di oggetti o recupero. Si possono già fare missioni per aggiustare navi alleate, ripararli, portargli il fuel. Ci sono missioni per convertire oppure spegnere delle antenne radio, difendere dei punti strategici, difendere delle station, comunque, via.
c'è già qualcosa. Naturalmente non siamo ai livelli del progetto, siamo all'inizio, però è comunque partito, quindi c'è comunque qualcosa da fare. E allora cosa vi dico? Perché non vi guardate, vi lascio qua sotto il link, vi guardate la roadmap, così magari vi incuriosite un po', vi guardate qualche video, perché veramente merita. Allora, la roadmap la potete utilizzare anche se siete curiosi di sapere quali sono le features finora implementate e quali saranno le future ad essere implementate. E adesso potrete vedere la patch appena uscita, la 3.3, e tutte le prossime future patch con tutti quanti i loro contenuti. Stategli dietro perché mano a mano aggiungono contenuti, di solito non sono solo quelli che sono scritti lì, ne aggiungono sempre qualcuno in più. E adesso veniamo alla parte pratica, come fare a giocare a Star Citizen. Bene, è semplicissimo, vi basterà comprare una qualsiasi nave. Di tutte le navi che ci sono, e parliamo di più di 50 navi, vi basterà comprare una qualsiasi nave. Mi raccomando, fate attenzione però a non comprare la versione standalone ship, ma dovete comprare il package, che costerà qualche euro di più. Se una standalone ship costa, che ne so, 70 euro, il package costerà 80 euro, ok? Ma nel package avrete un hangar dove poter mettere la nave, poterlo modificare, potrete mettere l'acquario, cagate varie, eccetera, eccetera. Avrete la nave, ma avrete il gioco anche compreso. Mi raccomando, attenzione, non comprate la standalone ship. Le standalone ship le potrete comprare dopo, successivamente, facendo l'upgrade di nave, perché potete, sì, avete capito bene, potrete aumentare la vostra nave, la potrete migliorare sempre più. In che senso? Nel senso che voi potete partire con una nave semplicissima prendendo il pacchetto base o l'Aurora o la Mustang da 38 euro, una roba del genere, adesso vado, tiro là, per poi successivamente comprarvi semplicemente la nave pagando la differenza. Quindi, che ne so, dopo vi piace un caccia perché volete andare in arena col Mustang, effettivamente siete nettamente inferiori a un Sabre. Benissimo, ve lo volete comprare, ve lo comprate, pagate la differenza, cioè fate solo l'upgrade alla standalone ship, cioè il pacchetto ve lo tenete com'è, vi comprate semplicemente la nave migliore. Per concludere il nostro discorso, cosa vi consiglio? Vi consiglio di iscrivervi col link che vi lascio qua sotto, vi iscrivete, vi regaleranno subito 5 euro in crediti, e vi iscrivete alla newsletter, così ogni sabato vi arriverà l'email con cosa è stato creato in questa settimana, gli aggiornamenti, i video, tutte le news del gioco. E in più, magari vi guardate qualche video, vi guardate qualche nave, cominciate mano a mano a interessarvi al gioco, così poi, che ne sai, magari quando fanno gli sconti, quando fate così, vi comprate pure una bella nave e ci vediamo tutti quanti in universo. Ciao belli e al prossimo video.